Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Comincio questo vlog da Bergamo. Siamo in albergo, è la mattina del 31 dicembre e siamo pronti per partire per l'aeroporto per prendere un aereo che ci porterà in un posto bellissimo. Prima di tutto, però, vi faccio un breve riassunto di quello che è successo ieri. Siamo partiti il pomeriggio del 30 dicembre, direzione Bergamo, per spezzare un viaggio che altrimenti sarebbe stato troppo lungo. Dopo la pausa in autogrill, siamo subito tornati in macchina per arrivare a destinazione, dove abbiamo mangiato in un ristorante davvero carinissimo. Io ho preso quella che è stata l'ultima pizza del 2022. Dopo cena abbiamo fatto un giro per la città di Bergamo e questa ci ha davvero incantati. Tutta illuminata a festa per il periodo natalizio, è stato un modo magico di salutare l'Italia. Truppa, siete pronti? Sì, siamo carichi. La casa è prontissima, già sbadiglia. Buongiorno, buongiorno. Ecco quindi come siamo arrivati qui nell'albergo di Bergamo per non dover viaggiare tutta la notte per arrivare qui in tempo per prendere l'aereo. E niente, siamo pronti. Il maritino è già andato giù con la valigia, la bimba in bagno. Aspettiamo che di aver finito, ci ricongiungiamo con gli altri e partiamo. Mi raccomando, iscrivete al canale e attivate la campanella e seguite la mamma su Instagram. Si chiama Martina Tazza. Ufficiale, amore, è ufficiale, siamo in Egitto, siamo in Egitto! Ebbene sì, la nostra destinazione era il Cairo, o meglio Giza, dove avevamo l'albergo. È iniziato così il nostro viaggio nelle intricate e caotiche strade egiziane, prima di arrivare all'albergo, che si trovava in un posto davvero speciale, unico, perché si affacciava proprio sulle piramidi. Thank you.
Questo è buono, cavolo, però In Egitto, nei paesi arabi, si fa con le mani. Tutto lo stesso sapore. Esatto, tutto pasta, pillo e miele. Festeggiare direttamente in albergo si è rivelata la scelta migliore perché eravamo stanchi dopo il lungo viaggio, ma soprattutto perché abbiamo trovato lì praticamente una famiglia ad accoglierci. Tutte le persone che lavoravano nell'albergo più gli ospiti si sono uniti a noi nei festeggiamenti ed è stato davvero unico vedere due culture, due popoli unirsi nel salutare il nuovo anno. Bene, abbiamo capito, abbiamo ballato per tutta la sera. Ma che cosa è successo il 1 gennaio? Buongiorno. Secondo giorno. Primo effettivo al Cairo, anzi a Giza. Oggi andiamo a vedere le piramidi. Comunque per niente emozionante vedere, cioè affacciarsi la mattina al terrazzo e vedere una delle cose più belle che l'uomo abbia costruito e le prime che si studiano a scuola. Meraviglia. Traffico, clacson. È una città da scoprire. Ma sentite? E poi quando scendiamo facciamo la spiegazione, visto che ci sono i signori che hanno preferito di mettersi nel fondo perché poi vogliono scappare forse da dietro. Non potevano che essere le piramidi la prima tappa del nostro viaggio. La guida è stata bravissima nello spiegarci la storia di queste magnifiche costruzioni, ma anche le ipotesi che sono state fatte negli anni riguardo a come gli uomini di oltre 4.000 anni fa abbiano potuto realizzarle. Ci ha parlato del mistero che ancora in parte le circonda e della peculiare architettura che le caratterizza ed è unica al mondo.
siamo su un cammello enorme, vero amore? Siamo su un grandissimo cammello, molto dolce, vero? Questo cammello, vediamolo. Eccolo, come lo chiamiamo? Anche basta braccio un po'. E dietro a noi le piramidi. L'emozione provata nel poter vedere dal vivo le piramidi e la Sfinge è qualcosa di indescrivibile. È come vivere un sogno con la consapevolezza che non ti sveglierai. Per fare una carta dobbiamo togliere una parte di fusto. Togliamo questa parte. Questa streccia è molto debole, si rompella facilmente perché viene l'acqua e il zucchero. Facciamo uscire l'acqua usando il mattarello. E poi mettiamo le strecce sotto l'acqua una settimana per avere una carta chiara come questa, due settimane per avere una carta più sicura come questa. Si uniscono praticamente. E mettiamo sotto la bresca per un'altra settimana. Dopo una settimana abbiamo una carta più forte. Allora io e Gabriele, addetti agli assaggi, proveremo questo. Andiamo a vedere questa cosa qua. Sembra riso, ma non si sa, cioè, è riso, però è un dolce. Vai. Tipo ci incrociamo anche con noi. No, quello magari. Vado. Cin. Allora, cannella a bomba. Sì, e quella poi... sopra. Il nulla freddo. È tipo quelli yogurt che compri una volta fatti con un po' pafoso. Però non sa di tanto. No, non sa di tanto. Il nulla freddo. Il nulla freddo. Vabbè. Adesso ci dedichiamo a tutto il resto. Porco. Guarda le zampine. Questo è proprio puzzolino. Amore! È proprio puzzolino. Ho capito, ho capito. Siamo arrivati alla necropoli di Saqqara, che oltre ad essere il luogo dove sono stati sepolti numerosi faraoni, ospita il Serapeum e la piramide a gradoni, la più antica al mondo. Qui abbiamo potuto vedere dei veri geroglifici, bassorilievi e altorilievi dai significati nascosti. Mi sono sentita onorata di poter toccare con mano una storia così antica.
pizzeria con la cucina a vista, vedi? Per oggi ci salutiamo, ma ecco alcune anticipazioni sul prossimo video. Non perdetevelo!